grande successo di pubblico e critica per il primo Toyo Drifting Show Gold Stars, disputatosi sul circuito Rodigino di Adria, nel Polesine. Favorita dalla clemenza della stagione per l'intero weekend, la manifestazione, di origine giapponese, al suo debutto assoluto in Italia, ha immediatamente conquistato non solo il pubblico che ha gremito le tribune dell'impianto di Adria, ma anche gli stessi piloti, chiamati a dare il meglio di sé proprio in un aspetto assolutamente spettacolare del mondo delle corse, e cioè la guida di traverso, con le vetture portate alla massima velocità e buttate letteralmente in spettacolari intraversate nella curvone di Adria, controllandone però deriva e lunghezza in funzione di ostacoli e regolamento specifico. Tra i protagonisti assoluti anche Riccardo Errani, che nella giornata di sabato ha dato spettacolo utilizzando tutte e quattro le vetture dell'Errani Team presenti in pista, cioè Delta Proto, Subaru Impreza e le due Mitsubishi Evo 8, dedicandosi poi alla fedelissima Delta Proto Domenica. Con quest'ultima macchina ha ottenuto il secondo posto assoluto. Molti i personaggi del mondo delle due quattro ruote, fra i quali il giapponese Rada, l'ex rallista ed oggi specialista del trofeo Zenere, Deste, Luise, Venturi e lo stesso Marti, al termine vincitore della gara. Riccardo Errani non lesina complimenti alla manifestazione e più in generale alla specialità. «Personalmente mi sono divertito e impegnato al massimo», dice il pilota con licenza monegasca. «Il drifting si adatta molto bene al mio tipo di guida. Da certe sensazioni che sono proprie del mondo del rally, che ha acquisito tanta gloria proprio dalle spettacolari intraversate dei campioni di ieri e di oggi. Non si deve però pensare che questo tipo di esibizioni sia facile. Anzi, lo spazio aperto non inganni. Si tratta veramente di utilizzare tutta la sensibilità di guida abbinata ad una perfetta conoscenza della macchina da gara. Credo che la specialità abbia un sicuro futuro in termini di successo e di ritorno d'immagine, con il coinvolgimento di sempre più piloti di nome che aderiranno con piacere a questo tipo di spettacolo. Anche la Star Tent era presente ad Adria. Due giornate positive qui all'autodromo di Adria, siamo stati presenti e abbiamo proposto quelli che sono sempre i nostri gazebo d'apertura rapida ed altri particolari come transenne e bandiere. Il settore automobilistico accetta ed integra sempre, per quanto riguarda le loro prestazioni, i nostri prodotti. Attualmente oltre a queste gare saremo presenti ad altre, sempre col team Errani. Thank you.
Gualandi Gomme, dove la scelta dei pneumatici per la tua vettura non è solo un aspetto commerciale, ma una precisa e curata scelta professionale. Oltre 20 anni di esperienza permettono al personale qualificato di Gualandi Gomme di individuare fra i migliori pneumatici Pirelli e Michelin quelli realizzati appositamente per la tua vettura e per la tua sicurezza. Affidati alla competenza e serietà di Gualandi Gomme, zona industriale Rovereta a Falciano di San Marino. www.gualandigomme.sm